Buonasera a tutti, diciamo gli appassionati di atletica leggera. Giornata questa stupenda da Fabio Sinatti e Moreno Sinatti, che vi presenteranno i campionati italiani di cross che sono disputati a Gubbio nella giornata di domenica scorsa. Veramente un palcoscenico eccezionale, Moreno. È il secondo anno che viene organizzata questa gara qui a Gubbio. Sicuramente è un posto bellissimo, eccezionale. Magari la facessero anche l'anno prossimo, così, cioè, sono stati fortunati gli organizzatori, perché un cielo terzo, limpido, con un sole proprio che spaccava le pietre, ma insomma si stava benissimo. Ecco, anche penso che i corridori hanno corso benissimo. Ecco, qui vediamo la gara femminile, dove ci interessava, diciamo, in primo piano, nel senso che era presente due squadre aretine, la Polisportiva Policiano e l'Atletica Sestini, un pochino rimaneggiate un po' entrambe per vari motivi proprio di infortuni e salute. Qualcuna assenza perché ha programmato altre gare in precedenza, alcune perché infortuni o malattie. Ecco, fra l'altro ricordiamo che proprio domenica scorsa era in svolgimento anche la Roma Ostia, una manifestazione di 10.000 arrivati, quindi diciamo un evento particolarmente importante e grosso, dove tutti erano presenti alcuni aretini, sia della nostra società che di altre società. Ecco, questa è una gara che tutti vogliono fare, perché è una gara abbastanza, dice, veloce, e insomma i tempi sono stati fatti di bei tempi. Anche il vincitore ha vinto con 59:14, mi sembra, quindi, cioè, però ecco, rispetto ad altri anni, quest'anno mi è sembrato che c'era un po' meno qualità, perché escluso i primi 3-4, gli altri sono arrivati, insomma, non c'erano tempi. Dobbiamo dire che nella Roma Ostia, diciamo, ottima prestazione dell'atleta Attiglioniola, sì, che ha fatto il personale 1-9 e 55, è sceso sotto le 10, quindi direi un grande risultato, ma poi soprattutto è arrivato 31esimo assoluto. Nei primi 100 sono arrivati diversi atleti toscani, aretini, proprio c'era Tartaglini e ragazzini della nostra società. E poi c'era Malvin Metius, che è arrivato anche lui molto bene, hanno fatto intorno a 1:14, quindi insomma risultati anche tutto sommato non male. Un rappresentante femminile abbastanza quotata, la Barneschi Francesca, che è arrivata a 25esima assoluta delle donne, quindi, però ecco, anche lei con un tempo si è mantenuta sul tempo dello scorso anno. Ecco, qui intanto vediamo le nostre atlete, che proprio in extremis abbiamo dovuto inserire anche la Mariottini, perché gli altri infortunate proprio all'ultimo momento, quindi il giorno prima abbiamo deciso di portare lei per completare la gara, la squadra. Fatta la variazione nel campo, neanche in precedenza, proprio all'ultimo momento. Però c'è da dire che ecco, c'è la Monacchini, è partita un po' forte e poi dopo ha risentito un pochino della partenza veloce, anche perché il percorso qui sembra, cioè qui è abbastanza favorevole, un po' in discesa, ma la partenza è in salita. Sono dei tratti, diciamo, molto... Si divide in due cose. Variabili. La partenza appena in salita, e poi dopo c'è un falso piano in leggera discesa, e poi ecco il resto, un chilometro che sale piano piano. Quindi, insomma, era una gara molto nervosa, diciamo, ecco, dovuto proprio a queste caratteristiche di variazione di ritmo che ovviamente le atlete, intanto abbiamo visto anche la Facciani, campionessa italiana di maratona dello scorso, di quest'anno, insomma, ecco, quindi però ecco, tante atlete che hanno comunque sia rispecchiato un po' le pronostici anche alla vigilia. Sì, c'è da dire che il gruppo sportivo Lammari, rispetto agli anni precedenti, quest'anno un pochino è calato, sì, ci sono mancate alcune atlete, quindi le defezioni non sono neanche Anna Laura Mugno, abbiamo visto transitare, ha fatto una bella gara, direi che effettivamente il percorso molto nervoso forse ha favorito un po' perché c'è la salita, quindi non sembrava, ma c'era la salita. No, era impegnativo. Era impegnativo come percorso, era duro. Che intanto abbiamo la Belardinelli di Roberta, che è andata, diciamo, discretamente. Anche perché era reduce da un viaggio a Miami, era tornata a venerdì, quindi si era allenata poco. Insomma, ha risentito un pochino di questa pausa di allenamenti. Ecco, dobbiamo dire che da parte, diciamo, delle aretine, con Valentina Mattesini, che anche lei è la seconda gara del 2017, dopo la Strasimeno, in cui è riuscita a fare già un ottimo risultato, si è ripresentata ai campionati italiani quasi non pensandoci. Anche lei è stata modificata la sua iscrizione proprio 3 giorni prima, quindi tutto sommato invece l'abbiamo vista molto vivace. Anche noi speriamo che ritorni in palla, come si dice, anche perché l'anno scorso ha fatto solo una gara, ha fatto solo la Corripuglia, dove abita lei,
recentemente, insomma, c'è un bambino di un anno, quindi Ecco, qui era vediamo voluto. proprio la Mattesini Valentina che sicuramente, beh, sta insieme anche alla Monacchini Elisa. E qui vediamo invece la Battistrada che stanno viaggiando forte. Vedete proprio nello scorcio anche L'anfiteatro romano. l'anfiteatro, insomma, quindi tutte cose anche caratteristiche da un punto di vista proprio storico e culturale No, percorso che c'era lì, sì. sicuramente hanno dato vivacità. Poi abbiamo visto Cioè, io tantissime la gente persone. così non l'avevo mai vista, proprio c'era un parterre di gente, sicuramente non verrà Infatti. mai inquadrata, però ecco, nella zona partenza vicino all'arrivo c'era una folla che proprio non si vede alle gare. No, no, è stato uno spettacolo sullo spettacolo. Fra l'altro anche il numero dei partecipanti che hanno preso parte a questa manifestazione quest'anno è stato, diciamo, superiore agli anni passati, anche perché hanno inserito nuove Sì, hanno gare fatto la il sabato sera, insomma. staffetta master, hanno fatto, c'è da dire che qui l'Atletica Castello è arrivata prima a M45, di quale faceva parte anche Occhiolini Filippo, e l'Atletica Sestini è arrivata quarta, Anche la Polisportiva Abis M40, Sansepolcro è la Abis stessa cosa. Sansepolcro è arrivata quarta, mi sembra, quindi M40, M35, non me lo ricordo. Ecco, qui c'era in base alle categorie, insomma, ecco, i risultati. Insomma, ottenuti dalle squadre qui di Arezzo e Firenze, diciamo, anche atleti aretini, perché nell'Atletica Castello c'erano atleti tifernati, aretini e fiorentini, quindi. Ecco, intanto vediamo la Mariottini, che anche lei, diciamo, un Sì, po' a sorpresa all'ultimo si è momento ritrovata a fare questa ha gara, sì. dovuto, diciamo, assolvere agli impegni Sì, societari, lei quindi doveva solo arrivare, doveva, è comunque arrivata. sia, non è andata male. Ecco, qui intanto vediamo proprio questo percorso molto variegato, diciamo, anche con le curve, controcurve, ma soprattutto questi saliscendi che mettevano ad una prova 8 km, pensate, quindi cioè, non era una gara di 4 km, 8 km sono particolarmente impegnati, erano 4 giri. Direi molto sostenuti, molto brillanti. Ecco, qui vediamo invece le gazzelle dell'Altipiani che veramente questi danno un po' diciamo, la sensazione di come la leggerezza nella corsa è una loro prerogativa. E qui vedete proprio anche nello sfondo queste immagini anche di appassionati che hanno potuto visionare la gara. Anche un po' in tutto il loro splendore, insomma, ecco, perché effettivamente qui si poteva vedere tutto, anche se a volte per spostarsi da un punto all'altro dovevamo fare un pochino i salti mortali anche per poterli prendere un po' Sì, in tutte le perché parti. il percorso era chiuso, perché il prato era tutto occupato dal circuito gara, quindi per passare da una parte all'altra molte volte dovevi aspettare che non ci fosse stato nessuno per poter attraversare. Però ecco, c'è da dire che il percorso era 2 km e sono stati doppiati ugualmente molti atleti, quindi insomma c'è molta differenza fra il primo e l'ultimo. Ecco, cioè, le società hanno atleti forti, alcune società partecipano proprio come noi per fare il gruppo. E se non ci fossero anche il gruppo, molte volte E no, non vabbè, comunque sarebbe dobbiamo bella. dire che vabbè, la Polisportiva Ecco qui la Bruciano Mattesini, ha ottenuto Valentina. il 40° posto di società in Italia. Vabbè, non sono grandi, diciamo, grandi risultati, ma comunque sia, Sì, sono sempre importanti c'è da dire partecipare. che ecco, potevamo arrivare, se c'erano gli atleti e tutti gli atleti, potevamo arrivare Si sicuramente molto meglio. poteva, sì, Perché la optare anche. femminile non è come la maschile è più difficile. La femminile, escluso le prime 10-15, dopo è molto più facile E qui, riuscire. ecco, qui facciamo l'ultima salita prima della discesa finale che porta al traguardo. Il traguardo, quello vedete, quel riquadro giù in fondo. E quindi diventava anche complicato poter riprendere un po' tutte le zone del percorso. Però vedete proprio, ecco, la dinamica di corsa da parte delle atlete che vanno a giungere al traguardo in maniera funzionale. Qui vedete proprio sempre il pubblico anche nella zona del traguardo che hanno voluto proprio con il loro applauso complimentarsi con gli atleti. La Del Riri, diciamo, è stata campionessa italiana di cross. Qui intanto vediamo, ecco, la Roberta Bellardinelli nelle ultime fasi di corsa. Vedete, abbastanza, diciamo, appesantita, ma proprio dovuta a queste caratteristiche. Qui vediamo anche la Mattesini Valentina, che comunque sia va a completare la sua prova in maniera molto dignitosa. E direi grintosa ancora, ecco, sembra che abbia ripreso quello spirito di atleta che aveva un po' tralasciato, diciamo, negli anni Beh, di 3 anni fa, gravidanza, quindi. diciamo sono 3 anni che non gareggiava.
Ecco, e adesso siamo passati invece alla gara del settore maschile, una gara 400, Circa 400 partenti. quindi vedete proprio i vari atleti schierati alla partenza, una marea di gente, sentivamo proprio sotto i piedi questo rumore del calpestio, veramente impressionante, e qui c'erano atleti veramente di spicco Qui anche internazionale, c'erano insomma. tutti, effettivamente c'è da dire che Mancava la soltanto. maratonina Roma Ostia, Sì. cioè, alla maratonina Roma Ostia gli ha voluto dire tanto esserci questa gara qui, perché sicuramente gli ha tolto molti atleti Sì. di punta. Ecco, qui è mancato solo Crippa, diciamo, fra i protagonisti nazionali che potevano dire la loro, Meucci, e e la Rosa, la sì, Rosa, perché sì, Maiucci che c'era. erano reduci, diciamo, uno da campionati europei indoor e l'altro dalla Maratona di maratona di Treviso. Treviso. Però c'era Meucci che è partito un pochino tranquillo, poi piano piano è risalito. E qui, ecco, vediamo ovviamente anche qui gli atleti africani Ho visto hanno anche dominato. Rashid Benandane, Sì. parte sempre, anche lui parte sempre forte, Molto poi. forte, sì. E qui, ecco, vedete proprio anche la massa di partecipanti. Vediamo il Khalil con gli occhiali, che direi che Yassin ha fatto una gara molto accorta, molto, molto buona Sapeva che rispetto non alle aveva, altre sì, gare. non aveva chance di risultato, quindi si è messo nella pancia del gruppo, ha cercato di fare la gara e di risalire piano piano. Ma ecco, qui è E la molto Tamina quotata. anche, abbiamo visto lì, ecco qui sono gruppetto, fra l'altro si era posizionata anche bene, è stato molto più accorto, ecco, rispetto Sì. agli scorsi anni. Poi ovviamente c'era Rossi, C'erano i due Lorenzo Lorenzi, e Martinelli e poi Rossi e Martinelli. Annetti. Martinelli per l'appunto ha dovuto, In diciamo, ha partenza è avuto stato sì. le scarpe, diciamo, un pochino lesionate, quindi ha dovuto correre sempre in condizioni non con gli appoggi un po' precari, Sì, insomma, in ecco, partenza questo. l'hanno chiodato, si può dire, e quindi le scarpe un pochino le hanno Non risentite. aderivano nel modo adeguato. Però ecco qui veramente, ecco, intanto li vediamo gli atleti transitare, effettivamente grandi partecipanti. Ha corso molto bene anche Filippo Chiolini in questa occasione, che anche lui e Cristian Anche Taras, Taras e sì, Cristian, sì. sono andati discretamente. Ecco, intanto vediamo il gruppetto più o meno molto omogeneo, perché nello spazio, diciamo, proprio nel gruppo centrale, mentre chiaramente la testa della corsa era molto movimentata proprio dagli atleti africani che hanno un po' dominato la gara in lungo e largo. Qui vediamo Meucci, che già fra l'altro era molto arretrato proprio in questa occasione, insomma, quindi chiaramente è importante anche questo aspetto, diciamo, anche del ritmo che è stato impresso. Ecco, vediamo Benandan transitare. Poi ci sono stati, ecco, direi che le squadre toscane sono riuscite comunque sia a E due sono riusciti ad ottenere. entrare nelle prime 20, l'Atletica Castello che è 14esima e Parco Pacchi Apuane che è Quarto arrivato quarto posto, posto, quindi che era Toscana, ha diciamo, confermato un po' la predominanza, diciamo, toscana. sì, in Toscana penso In non Toscana, e poi anche a livello arrivare, nazionale, insomma, sì. aveva degli atleti accreditati buoni, insomma, ecco, quindi. Sì, anche lui ha diversi italiani, insomma, che possono giungere quasi sempre nelle Nelle prime posizioni, posizioni, sì, sì. In ecco. Toscana, ecco, non avendo rivali, però ecco, qui i rivali sono stati il Gruppo Sportivo Esercito, E Fiamme poi le Fiamme Gialle Gialle, e poi e Castello Noceto. Atletica Castello di Cetro, che sono le tre società più grosse che esistano adesso Ecco, in intanto Italia. vediamo anche Filippo Chiolini, abbiamo visto transitare, poi in precedente abbiamo visto Cannucci, poi ecco qui Alessandro Annetti, e qui chiaramente questo percorso di, diciamo, altalenante, che sicuramente dava spettacolarità a chi assisteva alla corsa. Vedete questi colori, quest'ombra, questo verde per terra, che ovviamente dà la sensazione di correre in sintonia con l'ambiente, quindi piacevole, ecco, per poter fare anche una Ancora, no, scampagnata, ma non è una no, scampagnata qui questa. si vede, ma sulla sinistra del corridore, dopo 2 metri c'è uno strappettino di 10 metri che risale sopra. Ecco, questa è una curva bellissima. C'era anche la telecamera della Rai, che proprio questo punto è un punto cruciale per riprendere bene. No, il percorso è bellissimo, insomma, ecco, come ho detto prima, quindi non è uno dei percorsi che magari fossero sempre così, i belli percorsi spaziosi, larghi, E qui con. vediamo Meucci che sta risalendo, era qui intorno alla settima posizione, stava risalendo gratamente, mentre che intanto vediamo proprio alcuni atleti che sono doppiati addirittura, quindi ecco qui El Otami. L'ottavo è Said.
Anche lui era un altro atleta che era partito molto forte, addirittura lo scorso anno campione italiano indoor nei 3000. Sì, però c'è da dire che Tami Said sono, mi sembra, 20 giorni che ha ripreso ad allenarsi perché ha avuto un piccolo infortunio, quindi è partito anche abbastanza bene. Corre benissimo, è un atleta molto giovane e quest'anno corre con il gruppo sportivo Esercito e insomma ecco, sono tutti italiani naturalizzati, insomma sono italiani, ormai sono Esatto, italiani. anche Rashik, atleta che vinse la scala del Castello Sì. 2 anni È fa, involata con cosa? Con la rosa? con la rosa, diciamo, era un po' sottotono, è arrivato intorno al 20° posto anche in questa circostanza. Anche lui ha cambiato società, ha cambiato. Atletica Castello non scelto è andato a finire, prima correva con la 100 Torri Pavia, quindi Ecco, lui Atletica intanto. Castello non scelto, come dicevo prima, penso che a livello di quantità c'ha più Ora, atleti di ma tutti, c'ha poi ce l'ha anche nelle variegati varie perché categorie, perché sono, tenta di esatto, fare il campionato italiano master, master sia di maratonina, di corsa su esatto, che è strada, di assoluto. che assoluto, che di corsa campestre, quindi insomma c'ha tutti atleti molto validi nelle varie fasce di età. Ecco, nelle promesse c'erano due toscani, diciamo, fra virgolette. I gemelli Dini, no, Nelle promesse c'era Etta Kiy e poi l'altro, sì, il senese che keniano, è etiope, Ioannis Chiappinelli. Chiappinelli, che sono stati un po' i protagonisti. Quindi Chiappinelli che ha vinto questo titolo su Etta Kiy, l'altro atleta, diciamo, Di della, Lucca. sì, quindi della Versilia. Sono andati molto bene. Ecco, i fratelli Dini che sono passati assoluti, però diciamo che non hanno forse ottenuto quel risultato che tutti si potevano aspettare. Sono Comunque sia, sono arrivati, sempre arrivati nei primi 10, quindi quindi tutto sommato, calcolando che ci sono molti atleti stranieri, quindi intanto vediamo Del Nista che si transitare è ritirato poi. C'è da dire che nelle la fasi Virtus principali. e Lucca erano in tre, ne sono arrivati due, quindi non si sono, cioè non hanno preso punteggio la società. Erano arrivati prima di noi nei campionati toscani, quindi noi siamo risultati la Quarti, la quarta quarta società società dopo di. Atletica Livorno, calcolando che, diciamo, A la noi manca mancanza di attività. Ecco, Tijonir. intanto vediamo proprio il Khalil Yassin che era concentrato era in questa occasione qui. Direi che, ecco, la mancanza proprio di El Khalil Tijonir. di Attilio Niola ci ha fatto perdere minimo 100 Sì, minimo a punti, certo punto. 100 punti, che significava invece che arrivare 50esimo come società si Arrivare nei poteva primi arrivare 30. nelle prime 30, forse anche Anche sotto, sotto, sì. sì, che ne potrebbe essere anche veramente l'occasione per poter tentare. No, tentare no. Però, se anche Rossi e Martinelli erano nelle condizioni normali, Alessandro Annetti lo stesso, quindi si poteva tentare di ottenere anche il risultato più importante. Quindi intanto vediamo nella parte bassa, quando poi risalivano gli atleti, questa divagazione che lo scorso anno non era stata C'era. inserita, che sicuramente ha un pochino dato difficoltà anche agli atleti stessi, perché questa discesa e la salita, insomma, li creava problemi, No, diciamo, ecco. finalmente non respiravi mai. Questo è un percorso. Respiravi solo nella seconda parte quando tornavi giù. Poi non. E poi qui andavi tutto in salita, da qui Dopo la qui poi, poi tutta ecco, salita. vediamo anche Massimo Mei che, diciamo, è andato benino, ma non è andato come a volte si poteva immaginare, però ha portato punti alla squadra dell'Atletica Castello per raggiungere quell'obiettivo dei 14esimo posto. quattordicesimi. Ovviamente avevano anche l'atleta straniero, quindi questo ha contribuito anche a questa prestazione. Ecco, qui intanto vediamo ancora susseguirsi vari concorrenti, che poi distacchi sì ci sono tra il primo e gli altri, però Dopo sono no, dopo sto tutti in fila, sì. uno dietro l'altro, quindi in maniera, diciamo, quasi costante e continua, senza che. Ecco, qui vediamo Alessandro Annetti un po' in difficoltà, accusato, ma lui Ancora, ecco questo qui, sta riprendendo, ecco, c'è esatto. quella discesa proprio che arrivano lì, quasi si fermavano perché non sapevano dove Ecco, andavano, qui perché vediamo c'è un Meucci che avvallamento. addirittura cerca di rintuzzare già i battistrada e aveva migliorato moltissimo, era andato in crescendo in questa fase della corsa. Ricordiamo che Meucci, campione europeo Di mezzo. di maratona, e ora vediamo un po' se ritornerà anche lui, perché Visto queste condizioni sembra sta che stia bene, molto insomma, bene, sì, quindi. quindi può darsi che quest'anno ci sono campionati nel mondo, quindi l'obiettivo agosto è quello di almeno raggiungere lì, non so in quali in condizioni, diciamo, e con quale C'è la possibilità maratona agosto, insomma, non è che. di prendere qualche medaglia, però vabbè, proviamoci, via. Abbiamo visto molto movimento su Moreno anche per quanto riguarda
le gare giovanili molto partecipate con atleti, diciamo, emergenti importanti. Quindi Sì, questa è la speranza dei prossimi anni. c'è da dire che la Battocletti, la figlia di Giuliano Battocletti, per il secondo anno consecutivo ha vinto la gara allievi, quindi insomma è una che è stata convocata anche per i campionati europei, che ci saranno una rappresentativa europea, l'ho letto ieri proprio, e quindi under 20, quindi proprio l'hanno scelta, e lei è più giovane, insomma non ce l'ha 20 anni, ce n'ha meno, molto meno, però è sicuramente è un emergente, sicuramente è una che, avendoci anche Babbo, già un atleta d'élite che è stato, quindi gli dà dei consigli giusti, quindi l'allena lui, quindi sicuramente sa come comportarsi. Ecco, qui intanto vediamo questo tratto di Salitella che sta qui, che mette un po' a dura prova gli Questo sì, atleti, è l'ultima, sì, l'ultimo perché poi strappettino, devi poi cercare di spingere, di andare su, e da lì in poi è tutta una salita, anche se sembra dopo. pianeggiante. No, Qui no, vediamo guarda, vedi che si vede il subito. Calille, ecco qui vediamo che gli atleti stanno transitando nella zona centrale prima di portarsi poi verso il traguardo finale. Qui vediamo proprio l'arrivo conclusivo per quanto riguarda i protagonisti di questa competizione. Eccoli qua, distacchi abbastanza, diciamo, limitati. Vediamo il terzo posto di, eccolo qua, di Meucci. Corre bene, insomma, Corre bene, si corre bene, spinta, sì. sembrava ancora molto fresco, e quindi questo, vabbè, fa ben sperare per il futuro, per poterlo avere, diciamo, protagonista in qualche competizione importante. Ecco qui intanto vediamo gli arrivi che si susseguono, sono dilazionati, dopo man mano che andiamo Dopo avanti ci saranno ancora più volate, e quindi vedremo un po'. Ecco Slimani, un altro che è andato molto forte, anche Salami, scusate, quindi Salami è un atleta che l'esercito, infatti dell'esercito, anche l'esercito. lui è andato molto bene, e quindi ecco qui intanto vediamo Chiappinelli, che è andato molto forte, atleta in emergenza, il Calille, qui vogliamo aggiungere al traguardo, anche lui ha recuperato qualche posizione proprio nel finale, e questa è importante. Poi ecco, vediamo Martinelli giungere al traguardo anche lui, eccolo qui. Poi Alessandro Annetti, abbiamo invece Rossi, era È un già pochino prima, arrivato. era già arrivato prima. Ecco qui vediamo ancora altri arrivi. Qui vediamo una panoramica di questi ragazzi subito dopo, diciamo, la gara. E qui siamo andati invece alla gara femminile Juniores. juniores, dove era presente un'atleta Sì, aretina, Fabri Arianna Fabio della Arianna, che Firenze Marathon. corrige la Firenze Marathon, che però, diciamo, ormai si allena qui Arezzo costantemente, è nato da Stefano Sinatti, la vediamo qui sulla sinistra, e comunque ha dimostrato quest'anno di vincere i campionati toscani indoor. È arrivata seconda a Una Empoli, volta prima, una è volta una volta seconda. seconda, La sì. seconda a A Empoli non Empoli. stava particolarmente bene, non stava, comunque sì, ecco, è una gara che ha una ragazza che ha tanta voglia di correre, e quindi di poter ottenere qualche importante risultato. Anche se non corre benissimo, corre insomma. È comunque migliorata tantissimo, è migliorata, sta spingendo molto bene, quindi poi quando c'è la voglia di correre, Sì, infatti. dopo, ecco qui la vediamo nel gruppetto, diciamo la sua posizione intorno al 20° posto è stata importante, anche questo piazzamento. Ecco, intanto vediamo che anche qui il percorso, anche per loro, Quattro giri. particolarmente impegnativo. Erano 6 km, quindi una gara, diciamo, di 3 giri, anche per loro sono tosti, non 4 giri, 3 giri, quindi sono particolarmente impegnativi. Quanti giri di juniores erano? I ragazzi, juniores, sì. Maschile, questi qui Maschile, sì, femminile. femminile. Ecco, intanto che vediamo queste immagini, ricordiamo che domenica prossima ci sarà la mezza maratona del Casentino a Rassina, quindi Partenza alle 9:45. hanno cambiato, diciamo, sede rispetto all'anno scorso che era Stia, quest'anno siamo a Rassina, e quindi soprattutto sulla pista ciclabile, una gara pianeggiante che sicuramente può essere diciamo, un Non è, test per molti cioè, non è per una mezza allenarsi. maratona, diciamo, è Sono circa 20 km 20 km e e qualche 10 km. metro, sì. Qui intanto vediamo ancora Arianna. Arianna Fabbri, diciamo, nelle fasi interlocutorie del percorso, però molto tenace, molto grintosa anche l'atleta. E Anzena. quindi era vicina a casa questa, che in un certo senso era molto più vicina, insomma, perché era al confine proprio tra la provincia di Arezzo e la provincia di Perugia, sì.
Ecco, dicevamo per quanto riguarda poi domenica prossima, c'è anche la possibilità di avere, di richiedere, diciamo, la possibilità di rimanere lì a pranzo con 5 euro, quindi fanno un pranzo che l'Avis cercherà di realizzare, e quindi anche questo un altro supporto in più che viene dato agli atleti. E poi ovviamente ci prepareremo per il 2 di aprile invece per la camminata della Val di Chiana, la quarta edizione, una gara particolarmente premiata. Sì, a San Zeno, diciamo, A questo San che non Zeno, c'è sì, al l'inceneritore, sì. termo valorizzatore, insomma, dove chiaramente ci sarà la possibilità di correre sia per il settore giovanile che per il settore assoluto, ma anche la La camminata camminata. e poi la Run Day per quanto riguarda Decathlon. Decathlon, che diciamo sponsorizza un po' questa manifestazione. Quindi, insieme a Laisa, che sarà la protagonista, diciamo, principale di questa manifestazione, per sensibilizzare un po' anche l'opinione pubblica sul rispetto dell'ambiente anche da parte, diciamo, dell'inceneritore, quindi per poter vedere anche che si può fare entrambe le cose. Ecco, intanto vediamo ancora altre immagini di questa gara della categoria juniores, ricordando che poi al termine di queste immagini ci saranno due interviste che abbiamo fatto prima della campionati italiani per quanto riguardava Martinelli Lorenzo e poi Tartaglini Alessandro. Alessandro. Nelle settimane successive ci saranno invece altre interviste che saranno fatte a Niolo, a Attilio e poi a Netti, Rossi e Lanzi. Quindi questi sono un po' gli atleti che volta per volta vi faremo sentire un po' la loro, diciamo, biografia, come sono riusciti a entrare un po' nell'ambiente dell'atletica. E quindi sono interviste di un paio di minuti ognuno che vi farà capire anche la personalità di ciascuno di loro. Ecco, intanto ancora tornando un pochino anche a queste immagini che ovviamente sono state realizzate, loro gareggiavano intorno all'1:05, L'ultima gara non quindi si è vera. erano una delle ultime gare, sì, che devono essere programmate. Chiaramente le gare top erano alle 11 e E mezzo, le 10 10 e e mezzo, 11 e si mezzo, insomma. quando si è collegata anche la Rai Esatto, Sport. queste qui erano le due gare, diciamo, principali, però ovviamente prima c'era stato il trofeo cadetti per quanto Per il riguarda trofeo per per le regioni, le regioni cadetti, cadette. sì, che lì ha vinto, mi sembra, il Trentino e la Lombardia, sono state le protagoniste principali. E poi sia cadetti che cadette, chiaramente. Poi dopo ci sono state le gare Prima femminile, delle maschile. categorie ancora, sì, maschile e femminile, poi dopo c'è stata le due gare assolute, poi ancora Allievi. allievi, allievi. E junior maschili e femminili. Ecco, qui intanto vediamo la Arianna Fabbri, che siamo un po' alle battute conclusive di questa competizione, ancora nella parte bassa. Qui è la parte, diciamo, sì, più bassa del percorso, dove si poteva ancora spingere, però qui la vediamo un pochino affaticata l'Arianna, anche se sappiamo tramite anche i genitori che è molto motivata, quindi vuole cercare di raggiungere dei buoni risultati. Quindi, se c'è la volontà e la voglia di fare, probabilmente poi si riuscirà anche a raggiungere i risultati. Comunque mi sembra arrivata a ventesima, è arrivata Sì, a ventesima in Italia, non è, no, insomma, no, e qui ci apposta. sono tutte, è una gara, non è che è una gara che manca, E qui poi ci sono. è poi una categoria dove ancora c'è molto movimento, insomma, ecco, sotto questo aspetto qui. Ovviamente tutti non è che potevano partecipare, quindi anche qui c'è stata, diciamo, una specie di selezione per poter giungere al traguardo. E qui vediamo proprio l'arrivo delle concorrenti, mentre vediamo i distacchi tra l'una e l'altra partecipante. Qui ci sono abbastanza distacchi fra le pretendenti. E terminata questa, ovviamente andrà, ecco, qui vediamo proprio Finita, sì, salite, qui la cioè, salita, qui proprio sale proprio. l'accusa. Terminata questa andremo con le interviste. Ovviamente noi ci rivediamo la prossima settimana con la maratona del Casentino, anche lì doppio arrivo, 10 e 20 km. Vedremo un po' quello che accadrà. Sicuramente sarà, se il tempo lo permette, una bella giornata di sport, come è venuta qui a Gubbio, e quindi l'appuntamento alla prossima settimana. Allora, siamo con Lorenzo Sì, Martinelli, sì. Ho che ci racconta un po' la sua storia di atleta. una storia di atleta, parte un po' da lontano, diciamo. Ho iniziato a correre 5-6 anni fa, così per divertimento. Ho iniziato a correre soprattutto perché
come valvola di sfogo. Ho avuto un passato da calciatore un po' titubante, diciamo, ero talmente forte che non giocavo mai. E quindi ho deciso di cambiare e ho iniziato a correre piano piano. La mia prima gara addirittura è stata una mezza maratona, corsa proprio lì a Rapolano, e il posto in cui abito tuttora. E niente, da lì ho iniziato, mi ricordo che arrivai stravolto perché non ero abituato a un chilometraggio così alto, soprattutto a 18 anni, essendo alle prime battute e correndo da poco, non era certo il migliore esordio possibile. Poi da lì mi sono appassionato alla corsa e negli anni successivi ho iniziato a praticare atletica leggera. Mi sono dedicato soprattutto al mezzo fondo e distanze in cui ho reso un po' meglio sono state 1500 e 3000. Nel corso degli anni mi sono tolto qualche soddisfazione, ho vinto due titoli toscani nelle promesse, nei 5000 nel 2012 e nel 1500 nel 2014. Ho fatto due finali dei CDS di Serie B, per così dire, sia negli 800 che nel 1500, e poi ora sono passato a quest'anno al Policiano e devo dire che per ora sono molto contento, anche perché posso intraprendere maggiormente quello che più mi piace, ovvero le corse su strada, anche con dei compagni e con una società dietro che intraprende sempre con molta passione e con molta serietà queste competizioni, sia su strada che nei cross e anche in pista, dove spero quest'anno di migliorare qualche personale, soprattutto nei 5000 dove ancora non mi sono espresso al meglio. Siamo con Alessandro Tartaglini, che ha intrapreso un'esperienza nuova, ma ci vuoi raccontare te che cosa è successo, diciamo, nei tuoi anni precedenti e quello che stai facendo adesso? Ma diciamo che sono un paio di anni che ho iniziato a correre. Prima divertivo un po' a correre in bicicletta, in mountain bike. Poi ho cambiato, mi sono dato al podismo, che riesco a allenarmi con meno tempo, riesco ad allenarmi. E per ora mi sto divertendo, insomma. Ecco, i risultati che hai ottenuto fino adesso mi sembrano abbastanza lusinghieri. Che cosa, ecco, la tua esperienza, diciamo, iniziale, cosa ti ha portato a verificare? No, sono contento perché comunque sia sono riuscito un po' a migliorare i vari risultati, dalla mezza maratona anche alle gare qui intorno, provinciali, diciamo. Qualche buon risultato si è fatto, quindi sono contento. Più che altro anche per il cross ultimamente, che come squadra abbiamo fatto una bella figura, quindi, ecco, quindi dai, sono contento. Diciamo che il cross è una delle specialità in cui forse ti sei meravigliato anche te stesso di raggiungere quei risultati. Sì, specialmente Maria Pietraviva, non avevo mai fatto un cross lungo, invece è andato al di là delle aspettative. Poi Empoli era veramente tosto, però è andata bene lo stesso, dai, sono contento. Diciamo che il 2017 è partito bene, ora vediamo come prosegue. Ecco, fra l'altro hai in mente, hai in procinto di fare una mezza maratona alla Roma Ostia con obiettivo? Sì, farò la prossima settimana a Roma Ostia. L'obiettivo sarebbe fare sotto l'1.14. Vediamo, ci si prova, ma non è detto, il risultato non è garantito.